Buongiorno a tutti, io sono Angela Jantosca, sono una giornalista e da settembre porto in scena questo monologo teatrale che si chiama La 22esima donna, che sono riuscita a portare finalmente anche a Palermo in una giornata particolare come quella appunto del 21 e del 22 marzo qui al Rouge Noir con l'Istituto Regina Margherita, che ringrazio infinitamente. Che cos'è e chi è la 22esima donna? Allora, la 22esima donna è ognuno di noi, maschio o femmina che sia, questo è un messaggio importante che deve passare, e sono tutte quelle persone di buona volontà che nel piccolo o nel grande fanno la differenza, considerando la Costituzione come un'ala, come una coperta di Linus, non so, come qualcosa che ci protegge, ci tutela e ci dà anche la forza di affrontare appunto le difficoltà del vivere quotidiano. Se sei nato in una famiglia mafiosa, di 'ndrangheta, se vivi la difficoltà della tossicodipendenza, all'interno della Costituzione ci sono tutte quelle parole giuste che ci possono permettere di fare il salto, di uscirne e di ritrovare quella luce che a volte perdiamo. E quindi sono felicissima perché è stata un'emozione grande come ogni volta, e quindi ci vediamo presto nella vostra scuola.